Incredibile ma vero, niente bonus per medici ed infermieri impiegati nella lotta contro il coronavirus. Infatti è saltato il premio da 1000 euro nel decreto rilancio, l'ex decreto aprile per intenderci, quello che poi è andato a maggio e l'hanno chiamato decreto rilancio. Saltato per mancanza di copertura. Eppure il governo lo aveva promesso per premiare i cosiddetti eroi, ma alla fine li ha traditi ancora una volta. Oltre a danno c'è pure anche la beffa. I medici e gli infermieri si sono ritrovati ad affrontare un'emergenza senza precedenti, a rischio della loro stessa incolumità e spesso senza le adeguate protezioni, visto che il governo per mesi non è stato in grado di fornire camici, mascherine e visiere. Altro che eroi, nessun riconoscimento concreto. Una mancanza di solidarietà inaccettabile che non si può giustificare con una mancanza di coperture. A medici e infermieri non bastano gli applausi, i like sui social e le belle parole del Premier Conte. Con il decreto rilancio li avrebbero dovuti premiare, oltre che ringraziare, medici, infermieri e personale sanitario non avranno il bonus promesso. Pensate inoltre che in questo decreto ci sono 3 miliardi per Alitalia, gli ennesimi, e solo 3 miliardi e 250 milioni per la sanità. Mi sembra chiaro che il governo continua a non avere chiare le priorità. Sono evidentemente troppo impegnati a pensare alla regolarizzazione dei clandestini oppure agli importantissimi incentivi per le biciclette e monopattini. La sensazione è sempre più evidente che questo governo non sia veramente in grado di rispondere adeguatamente alle necessità degli italiani. Basta vedere i ritardi sui 600 euro, il disastro sulla cassa integrazione, quello sui prestiti e sui soldi a fondo perduto. Un vero disastro che delinea l'incapacità di questo governo giallorosso. Ora pure la beffa ai medici e infermieri, che è anche un messaggio totalmente sbagliato. Sarebbe la prima volta che chi è stato in guerra non viene premiato. Il governo faccia marcia indietro subito e metta in primo piano, non solo però a parole, i nostri operatori sanitari.